Avete una saga di libri preferita? Io sì, ma tranquilli, adesso ne parliamo. Sigla. Bentornati al Coffee Nerd Podcast, il consueto format della domenica dove andiamo a trattare gli argomenti più interessanti del mare del nerd. Sapete, oggi voglio raccontarvi una delle mie troppe passioni, la lettura. Quando posso, mi lancio tra le pagine di un buon libro e se la lettura vale davvero, mi lascio trasportare in un altro mondo con la mente. Ed uno di quei libri che mi prese tantissimi anni fa fu La sfida della tigre di Bernard Cornwell. Le avventure del soldato inglese Richard Sharp, ambientata durante le guerre nei territori d'India di fine Settecento, suscitarono in me grandi emozioni. E la voglia di leggere non faceva altro che aumentare. Mi appassionai tanto alla storia e vi lascio immaginare la mia gioia quando scoprì che quello era solo il primo di una gloriosa e lunga saga. Andai avanti con i libri dello scrittore inglese, seguendo le peripezie di un vero soldato, capace di ridere in faccia al pericolo durante grandi battaglie e allo stesso tempo riuscendo a scalare con fatica i gradi della gerarchia militare inglese, che premiava solamente uomini di origini nobili e non disastrati come il nostro protagonista. Dalle guerre in India alla battaglia di Trafalgar, da Copenaghen fino alle sanguinose battaglie nei territori spagnoli, il nostro Sharp ci mostrerà gli avvenimenti più importanti delle guerre napoleoniche, tra sangue versato e amori da conquistare. Pensate, la saga conquistò così tanto i lettori britannici che venne creata dalla BBC una serie TV dove a interpretare il nostro Sharp misero niente po' di meno che Sean Bean. Sapete, no? Quello che muore quasi sempre in film e serie TV come nel Signore degli Anelli e nel Trono di Spade. E se vi state chiedendo se anche qui muore, la risposta sarà: non lo so. Non lo so, davvero, non lo so. Ma come direte voi? Parli così bene di questa saga e non conosci il finale? Adesso vi spiego bene due cose. Primo, la serie TV non è mai stata tradotta in italiano, non è mai arrivata qui in Italia. Secondo, su 24 libri della saga, solo 10 sono stati tradotti nella nostra amata lingua. Ma dai! Devi avere solo un po' di pazienza. Questi libri saranno nuovi e ci vorrà un po' prima che. Sono stati scritti negli anni 90, mannaggia ai promessi sposi. 30 anni circa sono passati, va bene? Giuro, ho guardato dappertutto e non riesco a capire perché la Longanesi, la casa editrice italiana che se ne occupa, non li traduca tutti. E l'ultimo che hanno tradotto, l'ultimo baluardo, è stato nel 2013. Quindi è già passato parecchio tempo. Voi direte, magari non piace gli italiani, può anche essere, ma permettetemi di fare un piccolo piccolo esempio. Arthur Conan Doyle, avete presente, no? Il padre letterario di Sherlock Holmes, una delle più iconiche figure della letteratura mondiale, che è andata a finire su film, su serie TV, fumetti, cartoni animati per chi si ricorda il vecchio cartone animato di Sherlock Holmes. E questo vi fa capire quanto sia fondamentale un personaggio come Sherlock Holmes nella letteratura mondiale e conseguentemente quanto sia importante Arthur Conan Doyle, va bene? Ebbene, pubblicò Le avventure del brigadiere Gerard, uno storico avventuroso di 17 racconti, e sapete quando è stato pubblicato? Nel 1896. E in Italia? Nel 2009, 113 anni di lieve ritardo, proprio lieve, lieve, lieve. E non penso che le avventure di Sharp non siano state tradotte perché non piacciono. Penso che purtroppo noi italiani non abbiamo quasi più questa mentalità del leggere, accettando solo bestseller che hanno avuto un così grande successo a livello internazionale da convincerci a dargli un'occhiata. La cui maggior parte a volte sono anche di dubbia qualità, come 50 sfumature di grigio oppure
Twilight. So che può piacere a molti, però i gusti sono gusti, che vi devo dire. Ma al di fuori di questi, come per esempio quelli che ho appena citato, degli altri libri non gliene frega quasi a nessuno. Io però dico, viviamo in un paese pieno di cultura, dove sono passati alla storia scrittori e poeti come Dante, D'Annunzio, Petacco, Alberto Angela e chi più ne ha più ne metta. La lista è lunga. Non dico di leggere dei mattoni come Guerra e Pace, anche se è bello da leggere Guerra e Pace, sia chiaro. Ma prendete un libro, uno che vi ispira, in una libreria. Sedetevi da qualche parte, magari mettete del sottofondo lo-fi, e lasciatevi trasportare da quelle pagine. Fatevi coinvolgere da storie avvincenti, che siano d'avventura, che siano d'amore, che siano di paura, gialli, esoterici, fumetti anche ovviamente. Tale scelta vi farà solo del bene mentale e non solo. E chissà, vi farà scoprire cose nuove. Leggere è una delle cose più belle che noi umani possiamo fare. E spero che prima o poi qui in Italia, perché all'estero bene o male lo fanno, ci torni molto di più la voglia di sfogliare un libro, cartaceo o digitale che sia. In ogni caso, spero solo che qualcuno si appassioni a Richard Sharp quanto me, così diventiamo di più e magari verranno pubblicati gli altri. Ma voglio sapere una cosa, molto probabilmente ci sono altre saghe o libri che alcuni di voi conoscono e non sono stati tradotti in italiano, o se sono stati tradotti in italiano non sono stati comunque calcolati quasi da nessuno. Ditemi la vostra, scrivete sotto nei commenti quale libro vi ha appassionato, così ne parliamo insieme e magari mi fate conoscere qualcosa che non ho ancora letto e ne possiamo parlare nel prossimo video. Due piccoli annunci videoludici, me lo concedo. Recentemente sono stati portati su console, quindi prima erano su PC, adesso finalmente sono arrivati nel mondo di PlayStation e Xbox. Due giochi, Hunt e Two Point Hospital. Il primo penso che lo conosciate abbastanza tutti. È un cooperativo online dove coi vostri amici vi troverete in un contesto stile western o comunque di fine 800, dove siete dei cacciatori e dovete uccidere o salvarvi da orde di mostri, zombie, ragni giganti, tutti gli stereotipi delle mostruosità dei libri o dei film horror dell'epoca e anche nostri. È molto interessante, come dico di solito, ed è fantastico sapere che sia su console, anche perché il mio computer fa un po' schifo e quindi purtroppo mi vedo costretto a giocare su console. Preferibilmente io gioco su PlayStation 4 ed è assolutamente un gioco da acquistare. L'altro gioco, e questo magari non piace a tutti, ma il genere a me appassiona tantissimo, è ovviamente Two Point Hospital, un gestionale dove noi saremo i direttori di appunto un ospedale, dovremo allargare la costruzione dell'ospedale, dovremo mettere nuove stanze, rendere felici i nostri dipendenti, assumere dipendenti e cercare di risolvere malattie un po' strane. Sì, non parliamo di virus normali, no, coronavirus no, vi prego, basta. Sono stanco, è tutta la settimana che sento parlare di coronavirus, mi esplode la testa. Dico solo che l'altro giorno sono andato al supermercato con la mia compagna, abbiamo incontrato per caso un mio amico, ci siamo messi a parlare del più e del meno, va bene? Mentre stavamo parlando di questa fatidica situazione, imbarazzante tra l'altro, del coronavirus, è uscito fuori il discorso della mucchina. Appena ho tirato fuori la parola a mucchina, una signora si è girata e ha cominciato a dire: la mucchina? Dov'è la mucchina? L'avete vista? Devo comprare la mucchina! Signora, sto parlando della mucchina, non ho detto che ho trovato la mucchina. Signora, ma vada un po' a fa... Lo so, non c'entra niente, però dovevo raccontarla a qualcuno, scusatemi. Tornando al discorso principale, ci troveremo davanti a delle malattie un po' strane. Infatti il gioco è particolare, ecco, però quello è il bello. Andare a curare qualcosa di strano come persone che
si credono Elvis Presley, oppure persone che hanno una lampadina al posto della testa. Sì, è strano, 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 ma è questo il bello di quel gioco. Infatti vi invito a comprarlo, anche perché adesso è su console. Bene, il video si conclude qui. Vi invito a seguirci su Facebook, dove pubblichiamo articoli di cultura nerd dei nostri collaboratori MK Diesis, Mr. Frank e Conte Vlad. Su Instagram, dove troverete aggiornamenti, vignette di Capitan Vintage e illustrazioni della Volpe Silenziosa. E ovviamente su YouTube, dove pubblichiamo ogni domenica il Coffee Nerd Podcast. Vi invito ovviamente ad iscrivervi, mettere la campanellina e io vi saluto. Che il vintage sia con voi e alla prossima!